Giancarlo Scotoni e Roberto Rosso mi risultano gli ultimi due interventi. Poi ci. Sì. Si è portato Roberto Rosso sulle spalle. Per questo parli prima te. Roberto? Parlo prima io. Sì, sei qua. Sono qua, approfitto della posizione di forza. Buonasera a tutti. Sono proprio felice di essere ancora qui. Bravo, grazie. Mi sento ottimista. No, di essere ancora qui, di poter parlare di questa esperienza che va avanti. Sul sito c'è molto da dire. Volevo solo citare il fatto che oggi non c'è, non può esserci Maria Pia Calemme, che non solo dà un contributo fattivo molto importante ogni settimana e che ha la testa per farlo, mentre io ormai comincio a non averla più. Ma che si occupa anche molto dei temi dei diritti, del carcere, che nella nostra, diciamo, offerta di informazione rappresentano comunque dei temi importanti, e per cui volevo salutarla, mandarle un saluto. Quello che invece volevo dire a voi per intrattenervi 3 minuti è il fatto che mi è ricapitato in mano un vecchio libro di quando ero ragazzo che si chiama Storia della stupidità militare e che è stato scritto da, credo, da un saggista americano durante la guerra del Vietnam per denunciare le incongruenze, la stupidità della guerra in Vietnam. Facendo un'operazione che forse scientificamente non è molto corretta, non lo so, comincia da lontano e parla di Crasso, poi parla degli svedesi contro i russi, contro Pietro il Grande, poi si avvicina e parla di una cosa un pochino più moderna. Ma quello che a me, da non esperto, da non storico, emerge moltissimo da questa lettura è che non si capisce su quale criterio l'autore abbia scelto le guerre stupide. Viene fuori che tutte le guerre sono stupide. E ovviamente per noi la parola stupido in questo contesto è debole, no? Bisognerebbe dire un'altra cosa, bisognerebbe dire che le guerre sono un orrore. Ed è lo stesso orrore che io credo tutti noi viviamo, non solo sulla guerra, ma sul destino del pianeta, sulle relazioni coloniali, no? Che vengono imposte agli esseri umani. Esseri umani come noi siamo forse, ma io non credo che siamo pochi a ritenere che l'uguaglianza tra gli esseri umani sia, come dire, la base della realtà, il principio di realtà, il principio della vita. È stata richiamata oggi questo concetto di vita. E credo che gli interventi più vitali sono sicuramente quelli che vengono dalla riflessione femminista, possiamo dire così. Storicamente femminista, perché sta partendo dalle donne, non è esclusiva, ovviamente, io penso, del genere femminile, non del sesso femminile, non so bene. Certe volte ho difficoltà a muovermi in concetti troppo astratti, anche se riconosco che andrebbero usati. Basta, non volevo dire altro, volevo dire che sono certo che la partecipazione nostra e di Transform, in termini organizzativi, a questa lista contro la guerra, sia l'unica cosa che era ragionevolmente possibile fare. Cioè, non farla sarebbe stato, secondo me, veramente insopportabile. Chi non l'ha capito probabilmente soffre
di un bisogno di, come dire, di quadratura del cerchio che non è data, che è estremistica, che è sbagliata, per cui politicamente va rifiutata. Per cui niente, diamo il nostro contributo anche a questa raccolta di firme, anche a questa, perché ormai. Grazie a Giancarlo anche per tutto quello che fai oramai da anni. Il mio ringraziamento, la sua era una minaccia.